parlerò giusto per 2 minuti. Sono Marinella Ponavici, presidente dell'associazione A Voce Alta, l'associazione di promozione della vita che promuove la lettura a Napoli, non solo a Napoli, da 12 anni. Da un anno curiamo anche questo spazio libreria, la Terza Gola. E lì c'è Marcella e poi c'è Giulia Milanese, ci sono altre ragazze che curano per l'appunto questo spazio libreria. Do il benvenuto alle nostre ospiti che presentano oggi, come sapete anche meglio di me, questo libro sulla droga, uso, abuso e dipendenza. E sono davvero felice perché questo problema della droga per le ragazze, a Napoli abbiamo tantissime piazze di spaccio anche qui vicino, è un problema molto grave, molto attuale e di cui purtroppo si parla pochissimo, come se non esistesse più. Quindi è invece molto importante parlarne e si spera anche che il governo della città se ne renda conto. Questo libro è a cura di Ludovica Costantino e ci sono una serie di saggi di Emanuele Azzoni, Marimica Montanaro. E poi abbiamo qui con noi il saluto il giudice di sorveglianza di Napoli, Maria Picardi. Noi qui non vi dico altro delle cose che facciamo, abbiamo scrittori che vengono, per esempio il 28 novembre, forse lo conoscete perché è romano, Paolo Di Paolo, che è uno scrittore molto bravo, scrive anche sulla Repubblica, sull'Espresso, e poi il 16 dicembre avremo Locascio. Se c'è tra di voi qualcuno di Napoli, si può informare sulla pagina Facebook della Terza Gola del nostro programma, ma anche sul sito di A Voce Alta. Ora cedo la parola. Lì ci sono i libri. Grazie Mariella. E Maria, vuoi dire qualche cosa? Perché se siamo qua il merito è di Maria, che si sta occupando della collana con un amore infinito. Buonasera, grazie. Sono Maria Liguori della casa editrice e sono molto felice di essere qui stasera. Grazie alla collaborazione di Marinella Pomarici e delle amiche autrici e curatrici, in particolare curatrice la dottoressa Costantino, di questo volumetto. Questo volumetto è il primo di una collana che è tutta dedicata alle dipendenze, problema che sentiamo, penso, tutti per vari motivi. Il primo, diciamo, punto, il punto di partenza è appunto una dipendenza diffusissima che è quella della droga. Credo che ciascuno di noi si senta coinvolto da questa tematica della dipendenza e anche dalla tematica della tossicodipendenza. E l'aspetto che più credo sia interessante anche per una casa editrice è quello di promuovere una collana che affronta una serie di questioni pratiche, di problemi reali che sono, fanno parte oggi del nostro vivere in comunità, in società, e che tentano di guardare la questione non solo da un punto di vista teorico, la teoria ci serve, è importantissima, ma anche da un punto di vista conoscitivo e divulgativo e anche di tipo pragmatico. Quindi l'auspicio è che con questi testi noi possiamo fare un passo in avanti per combattere e per contrastare quantomeno il problema della dipendenza in generale. Grazie. Allora, sono tutti velocissimi, quindi sarò velocissima pure io perché siamo in tanti a parlare. Io sono una psichiatra, psicoterapeuta romana
lavoro a Roma e curo i miei pazienti con la psicoterapia di gruppo e individuale. Faccio parte di una scuola di pensiero molto importante che è stata condotta dal professor Massimo Fagioli per più di 40 anni, che si basa sulla teoria della nascita, cioè una teoria che parla, per la prima volta potrei dire in psichiatria, di un'origine fondamentalmente sana di tutti gli esseri umani, tutti, di qualsiasi colore e razza. E quindi è molto importante per noi oggi affrontare questo argomento sulla base di questa teoria, che ovviamente, basandosi su una originaria sanità degli esseri umani, dà una speranza enorme anche a persone che si sono perse in quel tunnel terribile della tossicodipendenza. Però volevo dire anche due parole su Guido Ligori, che è stato per me molto importante, che io conobbi all'inizio degli anni 2000 e che ebbe il coraggio, la lungimiranza e l'apertura mentale di pubblicare tante cose che io ho portato avanti e quindi diciamo mi ha fatto conoscere da un pubblico abbastanza vasto. E la collana è stato un progetto che lui ha molto amato fin dall'inizio. La collana è dedicata non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie, alle madri, agli operatori sociali, ai nonni, a tutti, ai fratelli, perché è scritta con un linguaggio molto semplice, molto comprensibile, ma porta avanti dei contenuti specialistici. Infatti passo subito la parola dopo il video, perché noi abbiamo preparato un bel video, Manuela, certo. Perché i miei collaboratori sono la dottoressa Zoli, che è molto esperta in questo campo, la professoressa Marinica, che è un'insegnante e che ci racconterà moltissime cose sui suoi studenti, e poi la dottoressa Maria Picardi, che è un giudice, e poi Gennaro, che racconterà la sua esperienza dal basso o dall'alto. Beh, vediamo. Da tutte le angolazioni. Gli altri collaboratori sono Emanuela Bastonini, dov'è? Eccola là. Matteo Barba, eccolo là. Ilaria Paluzzi, Concetta Guarino, e poi ancora Roberta Provedi, che però non c'è, e Riccardo Manganelli, li ho detti tutti? No, chi manca? Vabbè, Antonino, che è fondamentale. Antonino, che è il nostro webmaster, che vi parlerà brevemente anche lui del blog, perché questa collana che parte oggi, perché oggi è la prima presentazione, verrà affiancata da un blog, proprio perché sappiamo che ormai si comunica praticamente solo ed esclusivamente, vero, su internet, e noi abbiamo affiancato un blog che viene aperto e che, diciamo, potrebbe essere una porta di accesso per tutti, perché non è necessario dire il nome, per saperne di più. Non dico altro, vorrei che voi vedeste questa prima parte del video che noi abbiamo fatto con grande amore. Grazie. Questo sta facendo cocaina ed eroina. Eccole!
Qui vengono a rifornirsi di droga centinaia di persone ogni giorno. Gli effetti di questa epidemia colpiscono anche i bambini, costretti a crescere tra siringhe e degrado. Sì, è brutto, però questa città non si alternativa. Ci sono quasi 100 tossici al giorno, qui ci sono centinaia di migliaia di siringhe in quest'area. La quotidianità è quella che vivono i nostri bambini osservando i ragazzi, i tossici, ogni volta che escono da questa terra e percorrono le aree limitrofe al centro sportivo nostro, al Parco Verde, e ci troviamo inevitabilmente tante siringhe a terra lasciate dai tossicodipendenti. Venendomi a drogare mi sento meglio, mi sento di fuori dal mondo, mi fa sentire in un mondo tutto mio, bene con me stesso. Lo so, è solo per un'ora, mezz'ora, però quell'ora, mezz'ora mi fa stare bene con me stesso. Una dose, stanno i pezzi da 10 euro. Spendo 20 euro, spero. Venire qua. Non sei per sé, a me mi fa schifo venire qua. Eccole! Ciao, per carina. Attenzione. Dove qua? Non so come da là. Dove? Ci fa impressione. Che può succedere? Che ci vuole sangue? Io penso che c'è sangue sopra. Mi metto paura quando naviga la tocca. Boh, mi fa impressione pure a me quando la tocca. Abbiamo molti progetti in campo, solo che sono, mi rendo conto che siamo soli, c'è molta indifferenza e tanto populismo. You know that I'm not good, il titolo della sua canzone la descriveva al meglio. Lo sai, non sono una brava ragazza. È anche per questo che a 13 anni Amy Winehouse venne espulsa da scuola. Non si applica, dicevano i professori. Nata a Enfield, in una famiglia ebraica, padre tassista e madre infermiera, a 10 anni fonda il suo primo gruppo rap, la musica nera, le entra nelle vene. A 16 anni comincia la carriera da professionista, un suo demo finisce nelle mani del discografico giusto e firma per la Island Universal. Frank, l'album di debutto, esce nel 2003. È una sorpresa, jazz e soul dalla voce di una cantante bianca e partono i paragoni con le grandi dive del passato. Nel 2006 però esce Back to Black, Amy cambia, dimagrisce, il sound si fa più scuro, il produttore Mark Ronson le confeziona un gioiellino che spopola in Europa ed anche oltreoceano. I premi vanno di pari passo con gli scandali, l'uso di droga, le performance deludenti sul palco, i tentativi di disintossicazione e le promesse di tornare più forte di prima con un nuovo album. Un matrimonio sbagliato è l'ennesima delusione che la porta nel 2008 a un ricovero, stavolta per enfisema polmonare. Il nuovo disco avrà influenze reggae, diceva, promettendo tournée interrotte bruscamente dalle ricadute. Fino a ieri, quando l'amore è definito in un suo pezzo un losing game, un gioco in cui si perde, se l'è portata via per sempre. Domenico Marocchi, Sky TG24. As I lay me down. Si dice che ad ucciderla sia stata la depressione che l'accompagnava da ormai oltre un decennio. Si dice che la sua voce non fosse più quella di un tempo, rovinata dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Ma si dice anche che difficilmente il mondo conoscerà un'altra stella come lei, Whitney Houston, una tra le più grandi cantanti della storia. Whitney è stata la donna innamorata di All At Once, ma anche la ragazza spensierata di I Wanna Dance With Somebody e la Dark Lady R&B di It's Not Right But It's Okay. Nella sua lunga carriera ha collezionato oltre 400 premi di ogni tipo, tra cui 22 American Music Awards e 6 Grammy, gli Oscar della musica alla cui consegna avrebbe dovuto partecipare proprio questa sera. Una vita fra alti e bassi, la sua, segnata da un rapporto difficile con il cantante Bobby Brown, conosciuto nell'89 e sposato 3 anni dopo. Un matrimonio costellato da tradimenti, scandali, violenze domestiche e droga, finito nel 2006 dopo aver gettato la più grande voce d'America nel baratro della depressione. I want one moment in time.
oggi la musica dice addio a una delle voci più significative degli ultimi decenni, quella stessa voce che ha regalato 6 perle assolute alla colonna sonora del film La Guardia del Corpo, la più venduta della storia con oltre 42 milioni di copie. Tra quelle canzoni c'era anche quella melodia indimenticabile che ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo e che continuerà a farlo per sempre. Grazie Antonino. Grazie a voi. E a questo punto farei parlare la dottoressa Emanuela Zori. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di iniziare a parlare di questo primo volume della collana Daphne Chloe, dedicato alle problematiche inerenti l'abuso e la dipendenza da droghe nei giovani, vorrei spendere alcune parole per raccontare di una storia di ricerca personale che risale ormai a ben 35 anni fa, quando adolescente avevo solo 16 anni. Erano quelli i tempi in cui ascoltavo la musica di David Bowie e mi innamorai intensamente per la prima volta di un ragazzo anch'egli sedicenne, meno fortunato di me nella sua breve vita già vissuta. Genitori separati, padre abbandonico, una sorella, quella più amata, morta 4 anni prima per leucemia. Mi resi conto ben presto, malgrado la mia giovane età, che questo ragazzo stava troppo male per poter realizzare con lui un sogno d'amore. Il dolore bruciante che accompagnò questa consapevolezza mi costrinse ad iniziare una ricerca nei rapporti umani che fino a quel momento, nonostante la mia acuta sensibilità, non avevo mai fatto. Volevo sapere come funzionava la mente umana e dalla segreteria di medicina, ove ero andata a chiedere per un percorso formativo che pensavo mi avrebbe permesso di cogliere l'obiettivo, fui indirizzata invece alla facoltà di psicologia. Frequentavo il secondo anno quando questo ormai giovane uomo finì su tutti i giornali per aver ucciso la nonna paterna e poi, a distanza di pochi mesi, la nonna materna. Negli anni immediatamente successivi al nostro incontro, ancora adolescente, era diventato un eroinomane. Aveva in seguito provato a superare la dipendenza attraverso un trattamento in una comunità rieducativo-riabilitativa e sembrava avesse funzionato. Poi, improvvisamente, si verificò l'evento che lo rese tristemente famoso. Nessuno aveva visto, diagnosticato sotto la sua dipendenza, un nucleo psicotico che si espressa ad un certo punto della sua vita con disumani passaggi all'atto. Erano gli anni Ottanta e la ricerca di sostanze veniva concepita come esclusiva ricerca del piacere e atto di autoindulgenza. Nessuno aveva ancora parlato mai di doppia diagnosi. Sul tossicomane gravavano giudizio e stigma e mancava completamente una ricerca su quei fattori psicologici che possono spingere un essere umano a passare da un uso fisiologico di sostanze per superare i limiti avvertiti nell'interazione con l'ambiente a quella perdita di una normale interazione dinamica con la realtà che caratterizza una ricerca compulsiva di sostanze ripetuta e dovuta ad una costrizione interna, cioè su ciò che determina l'abuso e la dipendenza. Un paio di mesi fa la UOD, Associazione Mondiale di Doppia Diagnosi, di cui sono membro, nata nel 2015 con lo scopo di prevenire, trattare e fare ricerca sui fattori che causano e sostengono le patologie d'abuso e le dipendenze da sostanze e non sostanze psicotrope come cibo e gioco d'azzardo, nel suo statuto ha affermato che nessuno sceglie di diventare dipendente. Una dipendenza non è una questione di carenza di volontà,
una conseguenza di un comportamento autoindulgente o il risultato di una semplice ricerca del piacere. Addiction is a mental disorder. La dipendenza si fonda su una patologia della mente. La relazione del 2017 dell'Osservatorio di Lisbona riconferma però un'attenzione allarmata anche su comportamenti che non rientrano nel quadro della dipendenza, pur non mancando di assumere connotazioni altrettanto inquietanti. Questi comportamenti rientrano in quel fenomeno già da qualche anno definito normalizzazione dell'uso di sostanze ricreazionali all'interno della popolazione giovanile, che coinvolge adolescenti e giovani adulti definiti nella cultura anglosassone sensation seekers, cioè ricercatori di sensazioni. Questi giovani risultano perfettamente integrati nella rete sociale circostante, all'interno della quale hanno incluso e adattato l'uso di sostanze e condividono una cultura che apertamente valorizza la sperimentazione di nuove sostanze psicotrope, malgrado i rischi connessi, la sperimentazione delle classiche come l'MDMA, che ormai risulta seconda per consumo in Europa solo alla cocaina, o le legalize, tra cui gli oppioidi sintetici, che stanno allarmando gli Stati Uniti perché già nel 2012 secondi nel consumo degli adolescenti solo alla marijuana. La pericolosità crescente di ciò che si va configurando sul piano internazionale costringe quindi all'articolazione di risposte tempestive per proteggere la salute pubblica, soprattutto quella di fasce della popolazione in età evolutiva esposte al rischio maggiore di divenire parte di un dramma che si consuma ogni giorno sulla pelle di adolescenti e giovani adulti, come le relazioni annuali dell'Osservatorio di Lisbona continuano a rammentarci. Un dramma caratterizzato da morti accidentali o volute, da un consumo che in alcuni casi diviene abuso o dipendenza e che può arrestare le possibilità evolutive personali. Queste risposte tempestive non possono risolversi esclusivamente nelle varie strategie di riduzione del danno, pur essendo esse di grande importanza, perché richiedono una ricerca su quei fattori essenzialmente di tipo psicologico che possono produrre comportamenti a rischio di auto ed eterolesione o francamente patologici. Attraverso una ricerca sviluppata negli anni insieme a Massimo Fagioli, siamo riusciti ad individuare in una perdita di sensibilità che si traduce nel non sentire se stessi e l'altro nel rapporto interumano la motivazione centrale alla base di una ricerca di sensazioni attraverso le sostanze psicotrope, come viene raccontato nel volume, anche attraverso una storia clinica. Questa perdita la spieghiamo grazie agli strumenti di lettura offerti dalla nostra cornice teorica di riferimento, cioè la teoria della nascita di Massimo Fagioli. Così sappiamo che alla nascita la luce colpisce per la prima volta la retina, mettendo in moto un'attività cerebrale nuova. La memoria di sensazioni omeostatiche, originatesi nel contatto tra pelle fetale e liquido amniotico, che si forma nella mente del neonato, il quale, attraverso la pulsione di annullamento, immagina assente il mondo non umano, perché inaffrontabile data la sua inettitudine, gli permette di realizzare nella mente un'immagine di se stesso in rapporto con una realtà esterna che garantisca la sopravvivenza e possa corrispondere. Però, nel rapporto con un ambiente umano non rispondente, la pulsione di annullamento, fisiologicamente rivolta alla nascita verso l'ambiente non umano, viene diretta verso la realtà psichica di chi non sa rispondere. Così l'immagine di se stesso in rapporto con una realtà umana corrispondente può indebolirsi fino a sparire in un vuoto interno, un isolamento ed un'incapacità di rapporto umano che dall'adolescenza possono orientare verso un inganno chimico, la ricerca di una sensibilità persa. Nel 2010, nel corso di un'intervista radiofonica, rispondendo ad una domanda di Barbara Palombelli sugli adolescenti e l'uso di droghe, Fagioli afferma che l'adolescente che viene lasciato solo da adulti incapaci di stargli vicino nel delicatissimo passaggio evolutivo segnato dalla pubertà può angosciarsi
fino alla dissociazione, cioè alla malattia conclamata, oppure fino a cercare di sostenersi con le droghe anche solo per il fine settimana. Il punto poi sarà, ci diceva in una riunione del 2010 della redazione e comitato editoriale del Sogno della Farfalla, di stabilire quando si tratta di malattia, perché c'è l'adolescente in grado di elaborare i propri vissuti personali anche dopo una sbornia o una pasticca di estasi, se aiutato da un ambiente umano che permette tali elaborazioni. E c'è quello più fragile, quello lasciato solo da adulti affettivamente carenti, per il quale la droga o l'alcol, fornendo l'illusione di vivere le relazioni in modo più facile e fluido, diventano una protesi necessaria per poter fare il rapporto interumano sentendosi all'altezza del compito. Soprattutto, ed è questo il grande cimento a partire dalla pubertà, quando il corpo, divenuto adulto, determina una trasformazione qualitativa del rapporto con il diverso da sé, caratterizzata da un'attrazione sia mentale che fisica verso l'altro sconosciuto. I primi tentativi di ricerca allora possono essere segnati da cocenti delusioni, oppure può essere avvertita una difficoltà ad andare verso l'altro perché fa paura o perché ci si sente freddi, perché il cuore non batte. Situazioni diverse, quindi, tutte caratterizzate da un malessere avvertito con vari livelli di profondità. Quando l'adolescente non trova intorno a sé un ambiente umano adulto in grado di facilitare e permettere l'elaborazione di situazioni di rapporto complesse, di superare tutti quei momenti critici che possono verificarsi lungo il suo cammino evolutivo, possono essere cercati punti di appoggio pericolosi ed ingannevoli come le droghe, soprattutto quando queste condizioni psicologiche interagiscono con fattori di rischio rintracciabili nel contesto di vita dei giovani, ovvero il gruppo dei pari, la comunità locale e nel contesto scolastico. E qui concluderei per dare la parola alla professoressa Montanaro, sottolineando che nello scrivere questo volume ci siamo mossi con un intento preciso, ovvero quello di opporci allo stato attuale delle cose attraverso un lavoro che necessariamente deve essere multidisciplinare e collettivo e che abbia l'obiettivo di trasmettere una conoscenza che consenta di incrementare in ciascun giovane la possibilità di fronteggiare situazioni interpersonali complesse, di favorire il mantenimento o l'aumento di uno stato di benessere e salute, diminuendo la possibilità di sviluppare una situazione psichica problematica, oppure quello di orientare coloro che si sentono fermi in una situazione già compromessa, provando a far intravedere loro una possibile via d'uscita. Grazie. Stasera vorrei provare con voi a fare una riflessione sul valore che un libro come questo può avere per noi insegnanti, per noi educatori. Leggerò anch'io il mio intervento perché sono emozionatissimo, ho paura di perdere il filo del discorso. Allora, il valore per fare questo, cioè per spiegare il valore che ha avuto e ha per me questo libro come insegnante, devo necessariamente chiarire qual è per me il compito primario della scuola, soprattutto di quella che accoglie ragazzi in fase adolescenziale. L'età, lo sappiamo tutti, ce l'ha detto la dottoressa Azzori, delle profonde trasformazioni e quindi l'età delle profonde crisi. La scuola è sotto gli occhi di tutti, non versa in buonissime condizioni. La scuola superiore, poi quella in cui io insegno, arranca. Fa fatica, schiacciata da riforme approssimative, superficiali, parziali e per questo, a mio avviso, pericolose.
dalla riforma Gelmini, passando per la buona scuola, con la famigerata alternanza scuola-lavoro, fino alla sperimentazione del liceo breve, il pericolo è legato soprattutto a un'idea di fondo che accomuna questi provvedimenti e che, a mio avviso, non ha nulla di pedagogico ed è per questo quanto mai raccapricciante. L'idea cioè che la nostra azione educativa debba essere indissolubilmente legata al mondo del lavoro, come se la scuola debba essere al servizio di questo o debba essere principalmente un trampolino di lancio per l'inserimento lavorativo dei nostri allievi. Una sorta di palestra, insomma, un luogo di preparazione continua al superamento di test d'ingresso alle università o di colloqui di lavoro. Un allenamento spasmodico al saper fare in un'ottica di asservimento alle logiche del mercato e del profitto. Tutto questo in un quadro reale in cui, nei licei ad esempio, ancora rimane grande l'attaccamento al nozionismo, alla trasmissione cattedratica di conoscenze, di contenuti considerati imprescindibili. La scuola è quindi stretta, a mio avviso, in una morsa e in mezzo ci sono i nostri studenti che crescono e che spesso sentono una distanza abissale tra il loro mondo e quello delle aule. Ci sono ragazzi che diventano grandi a contatto con adulti, genitori, insegnanti e non solo, troppo spesso disillusi e rassegnati, che trasmettono loro l'idea che la scuola sia veramente utile solo se li prepara al lavoro, se li allena ad affrontare le cosiddette sfide del nuovo millennio. Peccato che debbano poi scoprire a loro spese, all'uscita dal liceo o anche dall'università, che le opportunità di lavoro che abbiamo loro garantito non sono poi così tante. E intanto però devono correre, non possono fermarsi, perché la competizione è spietata a detta di tutti, o quasi. La scuola però non può e non deve essere questo. La bussola del nostro intervento educativo deve essere innanzitutto quella di contribuire, dico una cosa scontata, al benessere psicofisico dei nostri studenti, quella di sostenere la formazione di esseri umani consapevoli, di aiutare i ragazzi ad orientarsi criticamente rispetto alla complessità delle loro esistenze, del mondo in cui vivono e rispetto alle caratteristiche evidentemente distopiche di questo mondo. E tutto questo non può che avvenire attraverso la creazione di nuova conoscenza, la creazione continua di nuova conoscenza. Cos'è infatti il saper fare senza il saper essere? Quale può essere la finalità primaria della scuola se non quella di contribuire alla formazione dell'identità dei suoi studenti? È un compito altissimo, ma fondamentale, che la scuola, pur sotto attacco, porta avanti da sempre e continuerà a portare avanti, creando appunto conoscenza e insegnando, permettetemi, l'inutile. Non c'è nulla di più inutile, infatti, eppure di così indispensabile alla costruzione dell'identità umana, della letteratura, dell'arte, della filosofia, solo per fare degli esempi. La scuola dunque ha un compito cruciale, che però deve essere assolto anche ponendo attenzione a tematiche problematiche proprie dell'età che i nostri alunni vivono quando sono tra i banchi di scuola. La scuola cioè non può esimersi dall'occuparsi delle esistenze dei nostri alunni. Questo non significa assolutamente voler fare gli psicologi, o meglio gli psicoterapeuti. La reazione più comune di molti colleghi davanti alle difficoltà che spesso vivono i ragazzi è: ci pensino i genitori, le loro famiglie, siamo insegnanti, non psicologi. Quest'ultima è più che un'ovvietà. L'affermazione ci pensino i genitori, invece, può nascondere, secondo me, una cecità. Molte volte, infatti, il malessere di questi ragazzi ha origine, ed è detto chiaramente nel libro, proprio tra le mura domestiche. Non possiamo e non dobbiamo certamente sostituirci agli specialisti deputati ad affrontare certe problematiche, ma d'altra parte questo non può essere un pretesto per chiudere gli occhi e sollevarci dal problema. Noi insegnanti abbiamo il dovere di avere uno sguardo attento sui nostri alunni, dobbiamo investirli del nostro interesse. Ribadisco, questo non significa assolutamente sostituirsi ai medici nella capacità, o meglio nella possibilità di fare diagnosi, ma semplicemente avere la capacità di vedere, di andare a fondo, di non liquidare sempre il malessere come generazionale o adolescenziale, ma di essere sensibili rispetto ai vissuti dei nostri alunni, per creare invece, dove è necessario, un ponte tra i ragazzi, le loro famiglie spesso disarmate e smarrite, e gli esperti, gli specialisti, i medici.
con cui è necessario lavorare in sinergia, fianco a fianco. Se la scuola crea un ambiente caldo, affettivo, di investimento autentico di interesse rispetto a quei vissuti che provocano malessere e che spesso allontanano i ragazzi dallo studio e spengono in loro ogni tipo di interesse e curiosità, essa diventa non solo un luogo dove fare prevenzione, ma anche una reale opportunità, una concreta possibilità per alcuni ragazzi di affrontare in tempo i loro vissuti problematici. Non dico che tutto questo sia facile, anzi so per certo che è faticoso e stancante, ma è possibile. Compito di noi insegnanti è dunque essere informati e formati in questo senso, per essere efficaci mediatori di conoscenza e attraverso questa per fare prevenzione. Ed è questa la funzione che questo libro e tutta la collana Daphne e Chloe possono svolgere. A questo punto mi soffermerei su tre aspetti che ho apprezzato di più dello stile di questo libricino. Innanzitutto l'uso di un linguaggio libero da ogni forma di moralismo, che anzi mira a liberare dallo stigma di criminalità, quindi da ogni giudizio o pregiudizio consumatore di sostanze. A questo si aggiunge l'uso di una molteplicità di linguaggi per parlare di un argomento non facile. In questo libro, infatti, oltre a rigorosi testi scientifici, sono presenti un racconto bellissimo di Ilaria Paluzzi, che è qui, e dei magnifici dipinti di Romina Farris, che rendono questo volume ancora più prezioso, perché riesce a parlare e a creare nuova conoscenza anche attraverso il linguaggio dell'arte, un linguaggio universale, non razionale, che arriva a tutti e in maniera naturale ai ragazzi e li emoziona. Poi, questo libro, pensato per gli adolescenti, non ha ceduto alla tentazione tipica delle pubblicazioni destinate a un pubblico giovane di semplificare ciò che semplice non è, di banalizzare in nome di una presunta difficoltà dei ragazzi a comprendere. Questo libricino è un libro complesso, ma chiaro, che scende in profondità per affrontare con sincerità e rigore una problematica che è complessa, che parla ai ragazzi per quello che sono, esseri pensanti ed estremamente intelligenti. E infine, questo libro ha secondo me il grande merito di dire con chiarezza a tutti che perdere la propria sensibilità è ciò che di più drammatico possa accadere agli esseri umani. Per questo motivo vorrei concludere il mio intervento con le parole di una mia alunna che, discutendo in un suo tema sulla ricerca della felicità, ha scritto: caratteristica unica degli esseri umani è quella di poter sentire se stessi e gli altri, cioè possedere la sensibilità che caratterizza a sua volta la loro umanità, che è la loro natura, l'essenza dell'uomo, che accomuna tutti senza nessuna esclusione. Gaia, fino a 2 anni fa, era una cosiddetta cutter, si tagliava. Stava malissimo, vestita sempre di nero, un ciuffo di capelli neri copriva perennemente il suo volto bellissimo. Parlava e soprattutto studiava poco, lo sguardo sempre rivolto al banco dove disegnava in continuazione ogni genere di mostro. Poi ha avuto la forza di chiedere aiuto. Ha cominciato, sostenuta dalla sua famiglia, una psicoterapia. Si è aggrappata alla scuola con tutte le sue forze e oggi è capace di scrivere pensieri così belli. E quando, durante le nostre lezioni di letteratura, le do la parola prendendola un po' in giro, le dico: Gaia, su, parla tu, che sei la più leopardiana di tutti. Lei abbassa timida lo sguardo e mi dice, sempre sorridendo: grazie prof. Grazie. Grazie a tutte e due per questi splendidi interventi. Adesso io vorrei che la dottoressa Maria Picardi, giudice di sorveglianza, attualmente da un anno giudice di sorveglianza, da un anno, dove? A Napoli, ci parlasse un po'. Allora,
diventa ancora più difficile dopo questi due interventi bellissimi, perché mi hanno emozionato. E poi perché la materia di cui devo parlare, cioè la legge che applico ogni giorno, la legge sulle sostanze stupefacenti, comunque è una materia che è sicuramente noiosa e molto complicata. Io ho cercato di sintetizzare e di porre in evidenza quelli che sono i punti chiave e soprattutto quelli che mettono più a rischio i ragazzini, gli adolescenti. Faccio il giudice penale da più di 25 anni e quindi diciamo che purtroppo la legge Iervolino Vassalli, DPR 309/90, mi trovo ad applicarlo quasi tutti i giorni, e questo vuol dire che però la legge ha fallito, che il proibizionismo per legge, come abbiamo letto forse tutti tre giorni fa sul manifesto, è un fallimento. Perché altrimenti non ci sarebbero tanti processi per droga. Io diciamo il 40%, il 30% del mio lavoro è costituito da processi per droga o processi, come li dico, collegati alla droga, causati dalla droga. Parlo di furti, estorsioni, rapine, tutti in qualche modo collegati al mondo della droga, cioè commessi per recuperare denaro, per farsi, per comprare la sostanza stupefacente. Rapine ed estorsioni spesso in danno dei propri genitori, perché la legge così ci fa configurare il reato, anche la violenza, la minaccia commessa per impossessarsi di denaro nell'ambito delle mura domestiche è rapina in danno dei genitori, così come la violenza e la minaccia per costringere il genitore a darti denaro per comprarti la droga è un'estorsione, e sono reati che prevedono pene altissime. Quindi molti ragazzi che si trovano in carcere detenuti sono detenuti anche per rapine ed estorsioni in danno dei genitori. Processi delicatissimi, in realtà il più delle volte in questi casi si fanno solo la custodia cautelare, perché che succede? Mi sono trovata tantissime volte poi in dibattimento nel corso del processo di fronte a genitori che dopo la denuncia, nel momento in cui vedono i figli dietro le sbarre in carcere, ritrattano totalmente, e pur consapevoli che la ritrattazione procurerà loro, determinerà poi un processo nei loro confronti per falsa testimonianza. E io sono esperienze drammatiche, perché vi dico che con quanta poca convinzione ho dovuto leggere la formula a questi testimoni, a questi genitori, ricordandogli che nel momento in cui hanno fatto la denuncia hanno l'obbligo poi nell'aula di giustizia di dire la verità. Però io capivo il dramma come madre, capivo il dramma di quei genitori, quindi non me la sentivo nemmeno a volte di insistere più di tanto. Ritornando alla normativa, si tratta di una normativa complessa, difficile anche per noi operatori del diritto a volte, difficile da applicare, da interpretare, perché diciamo che vi è stato un momento in cui la legge di conversione, la Fini Giovanardi, aveva un po' semplificato, anche se in danno poi dei consumatori, perché aveva creato una parificazione tra droghe leggere e droghe pesanti. Aveva creato quindi due uniche tabelle, una tabella che ricomprendeva tutte le sostanze stupefacenti, pesanti, leggere, tutte le sostanze non farmacologiche, e una tabella invece che comprendeva le sostanze farmacologiche, creando però quindi una parificazione tra droghe pesanti e droghe leggere, e quindi un inasprimento delle pene anche per i consumatori di droghe leggere. Poi con la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 si è avuta, che però voglio precisare, è una sentenza che ha dichiarato l'illegittimità di questa modifica legislativa, di questa legge di conversione del 2006, solamente per motivi procedurali e non sostanziali, cioè non
non è intervenuta su, quelle, su quella che è proprio la sostanza della norma, ma è intervenuta perché diciamo che la legge di conversione era andata al di là di quella che era la materia propria del decreto legge, che è qualcosa che interviene per un'urgenza. E la materia, ve lo voglio dire, ma per farvi capire, cioè quanto il nostro Parlamento, appunto il nostro sistema legislativo è assurdo, il decreto legge nasceva, la materia del decreto legge erano le Olimpiadi invernali e in più lo stato di tossicodipendenza dei recidivi. Invece ci sono stati degli emendamenti con la legge di conversione e che hanno praticamente, avevano trasformato sostanzialmente la normativa sugli stupefacenti. Quindi vabbè, con questa dichiarazione di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale si è ritornati al sistema del doppio binario e quindi al sistema alla differenziazione tra droghe pesanti e droghe leggere, per cui c'è un primo comma dell'articolo 73 che configura tutta una serie innumerevoli di condotte e con una pena per le droghe pesanti che sono la coltivazione, la produzione, la consegna e infine la detenzione, ed è qua il punto più complicato, e che prevede una pena dagli 8 ai 20 anni, e invece un quarto comma che prevede una pena da 2 a 6 anni per le droghe leggere, però per le stesse condotte, ma riferendoci all'hashish, riferite all'hashish e alla marijuana. E poi vi è il 73 quinto comma, penso conosciuto anche dai non addetti ai lavori, che è quello che prevede l'ipotesi di lieve entità sia per le droghe leggere che per le droghe pesanti, lasciando però una discrezionalità enorme al giudice, perché la lieve entità si calcola non solo sulla base del tipo di sostanza, che può essere anche eroina, o sulla quantità, ma sulle modalità e sulle circostanze dell'azione. E quindi il giudice si trova poi nel caso concreto a dover stabilire se si tratta, il che è fondamentale, perché la lieve entità prevede invece una pena di gran lunga più favorevole, che va da 4 mesi a 2 anni, con l'ultima modifica del 2014. La stessa discrezionalità poi esiste per distinguere l'uso personale dall'uso non personale, in quanto c'è l'articolo 75 che prevede appunto l'uso personale di la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, che è un semplice, un mero illecito amministrativo, che comunque prevede, questo lo voglio dire per i giovani in sala, delle sanzioni a livello amministrativo, che possono essere la sospensione della patente di guida, del patentino, del motorino, la sospensione del passaporto per gli extracomunitari, del permesso di soggiorno, o comunque la convocazione, se si tratta di minorenni, dei genitori per un'iscrizione, eventuale iscrizione al CERT, per l'inizio di un programma riabilitativo. Il problema però è come distinguere la detenzione per uso personale dalla detenzione al fine della cessione, evidenziando che la detenzione al fine di spaccio, al fine della cessione, fa riferimento anche alla cessione gratuita. Cioè non è necessario che sia una detenzione al fine di una cessione dietro corrispettivo, ma fa riferimento anche, cioè rientra nell'illecito penale anche la detenzione al fine di cessione gratuita. Ora l'articolo 75, che ci parla dell'illecito amministrativo, quando parla poi del quali sono le modalità di accertamento della destinazione ad uso personale, fa riferimento a due criteri. Uno semplice, il dato quantitativo, e cioè una quantità che non sia superiore ai limiti massimi previsti dal decreto, dalla tabella elaborata dal Ministro della Sanità insieme col Ministro della Giustizia. Ma l'altro parametro
estremamente fa riferimento alle modalità di presentazione della sostanza e poi il peso complessivo lordo e poi genericamente alle altre circostanze del reato, il che vuol dire sempre che poi è compito del giudice vedere se si tratta di detenzione per uso personale o detenzione al fine di spaccio. E quello che è importante sottolineare per i ragazzi presenti in sala, che anche un minimo quantitativo, cioè che rientra nella quantità massima detenibile del decreto del Ministero della Sanità, insieme a una serie o anche a una sola circostanza, può determinare la responsabilità penale e la condanna del ragazzo trovato in possesso in quel momento di uno spinello, di due spinelli. Perché? Quindi per farvi un esempio, un ragazzino fermato, trovato in possesso di due bustine di hashish, di marijuana, o anche di una sola bustina, di uno spinello, due spinelli, e trovato però in possesso, nello zaino, in possesso, rinvenuti però nello zaino, un taglierino, oppure degli strumenti da taglio, anche un coltellino, è fatta una perquisizione nell'immediatezza, perché poi parte subito la perquisizione a casa, un bilancino di precisione semmai utilizzato dalla madre per fare le torte, oppure questo può determinare la condanna per detenzione al fine di spaccio. Perché la legge, la giurisprudenza che si è formata negli anni è questa. E che vuol dire? Vuol dire che è al contrario, invece un quantitativo superiore a quella che è la quantità massima detenibile, QMD, rispetto al decreto, insieme ad altri elementi, come può essere il reddito di colui che detiene la sostanza stupefacente, può determinare invece l'assoluzione del detentore. Vi faccio due esempi che mi sono capitati nel mio lavoro. Uno, quando ero in GIP, mi sono capitati in Poggio Reale, quattro ragazzi arrestati, all'epoca vi era l'arresto, ora non c'è più per le sostanze leggeri, per detenzione di marijuana. Arrestati nei pressi di Scampia, giovanissimi, tutti di 18 anni, provenienti da un paesino della Basilicata, da Valvano. Avevano appena compiuto 18 anni e in sede di convalida mi hanno detto che in realtà avevano quel quantitativo perché avevano fatto rifornimento. Ecco, io in quel caso, tenuto conto del fatto che erano giovanissimi, che si erano spostati, che avevano affrontato un lungo viaggio per arrivare a Napoli e comprare questa sostanza stupefacente, e tenuto conto del fatto che qualcuno di loro era iscritto al CERT, ho creduto alla versione dei fatti, anche perché sentiti separatamente le versioni erano perfettamente coincidenti, e quindi non ho convalidato l'arresto e ho aperto la strada per un'eventuale assoluzione. Così come è capitato anche il caso di un imprenditore, il quale aveva 5-6 spinelli, era in procinto di partire per le vacanze, e quindi, tenuto conto del suo reddito, del fatto che fosse plausibile che effettivamente fosse un consumatore e che quindi praticamente fossero spinelli per uso personale, che stava portando in vacanza pensando di non avere la possibilità là di trovare subito qualcosa da comprare, anche in questo caso anche una quantità superiore a quello che è il limite massimo detenibile può portare ad un'assoluzione. Se non vi siete annoiati, altri due proprio argomenti che volevo affrontare, utili per i ragazzi, sono quello dell'uso di gruppo e della coltivazione.
Per quanto riguarda l'uso di gruppo, e cioè l'ipotesi di acquisto congiunto o mandato all'acquisto ad uno degli assuntori da parte degli altri facenti, degli altri facenti parti del gruppo, è un'ipotesi proprio, penso, comunissima, molto comune tra gli adolescenti, perché fanno a turno, secondo quella che è la mia esperienza, fanno a turno ad andare a comprare gli spinelli per poi consumarli insieme in un luogo ricreativo. Ora, la Cassazione si è espressa varie volte, nel senso nel considerare, nel ritenere l'uso di gruppo, l'acquisto congiunto e il mandato all'acquisto nei confronti di uno come un illecito amministrativo. E quindi sembrerebbe, vabbè, allora possiamo comprare questa sostanza per tutti. E invece io sono tenuta a dirvi che assolutamente è un qualcosa di pericolosissimo, perché non voglio fare terrorismo, ma purtroppo è così, nel senso che poi la stessa Cassazione è rigorosissima nella prova. Nella prova, cioè accanto al fatto che si deve trattare di un mandato all'acquisto, ma può considerarsi illecito amministrativo purché vi siano tutta una serie di condizioni che devono essere rigorosamente provate, e cioè che l'acquirente, vabbè, sia uno degli assuntori, e fin qua ci siamo, che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo, che sia certa fin dall'inizio l'identità dei mandanti, cioè degli altri ragazzini, la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, e che sia certo fin dall'inizio il loro contributo finanziario. Vuol dire che il ragazzino fermato, se non è troppo spaventato, dirà dei nomi e dirà la sua versione di chi gli ha dato i soldi, di chi glieli, oppure di chi ha promesso di darglieli. Ma poi saranno sentiti nell'immediatezza tutti gli altri ragazzini, e assolutamente non è certo che daranno la stessa versione. Se le versioni dei ragazzini non sono perfettamente coincidenti, il ragazzo va incontro a una condanna certa. Cioè, che non sarà, seppure la riteniamo come un'ipotesi di lieve entità e che quindi prevede una pena dai 4 mesi, dai 6 mesi, dicevo già con le generiche, dai 6 mesi ai 2 anni, comunque è una condanna sul certificato penale, risulterà detenzione al fine di spaccio per 3-4 spinelli che portava in borsa. Quindi, e purtroppo questa cosa non è chiara, anche perché che cosa succede poi il più delle volte? Se viene fermato un ragazzino, la prima cosa che si fa, gli si legge che gli agenti di polizia sono autorizzati a fare, e prendere il cellulare e leggere i messaggi. Quindi è normale che ci saranno tutti, oppure andare a casa, leggere tutto quello che c'è sull'iPad, sul computer, sul tablet. E quindi anche questi, tutta questa serie di comunicazioni, di messaggi, sono tutte cose che confluiscono poi nella prova e un'eventuale responsabilità. Ma quello che mi preoccupa e che mi spaventa, perché comunque ho un figlio in età scolare, un figlio adolescente, e che vedo che non si rendono proprio conto delle conseguenze cui vanno incontro. Infatti questo vorrei poi chiedere alla psichiatra e alla psicologa, cioè come è possibile? Cioè io dico, anche in casa di un magistrato, io sento parlare orecchio molto, i ragazzini non si rendono proprio conto del fatto che queste condotte possano rappresentare un reato. L'ultimo punto sul quale mi volevo soffermare, perché è sempre molto attuale, sempre orecchiando i discorsi degli adolescenti, è quello della coltivazione a casa della piantina di marijuana. Perché la Cassazione anche di recente, nel maggio 2016, si è pronunciata su quest'ipotesi ed è rigorosissima, stabilendo, ve la leggo perché è complicata, ma insomma il concetto è semplice, che ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante
dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta e quindi la punibilità della stessa non è esclusa dal mancato compimento del processo di maturazione della pianta, neppure quando risulti l'assenza di un principio attivo ricavabile nell'immediatezza, se gli arbusti, cioè se le piante, sono prevedibilmente in grado di rendere all'esito di un fisiologico sviluppo quantità significative di prodotto dotato di effetti droganti, precisando quindi che il coltivare è un'attività che si riferisce all'intero ciclo evolutivo dell'organismo biologico. Vuol dire che se anche se troviamo la piantina che solamente all'inizio del suo evolversi, dove non c'è principio attivo della sostanza, non c'è ancora niente, comunque puoi essere condannato. E infatti, per dirvi, la sentenza della Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata in una fattispecie relativa a coltivazione di piante di marijuana in fase di iniziale fioritura e dunque prive assolutamente di principio attivo. Comunque ha determinato la condanna questo fatto. Ora volevo dire che nell'ultimo anno appunto ho fatto tutta la vita il giudice penale come GIP, GUP, collegio penale, presidente di collegio penale. Invece nell'ultimo anno sto facendo il giudice di sorveglianza, un lavoro per me completamente nuovo, ma mi sono voluta mettere in gioco e soprattutto andare a vedere l'effetto di queste sentenze, di tante sentenze scritte, se venissero applicate, che cosa succedeva in questa realtà drammatica del carcere. E quindi è per questo che ho invitato uno dei miei detenuti, ex detenuto, perché vieni Gennaro, Gennaro, che ha avuto una condanna per spaccio da minorenne, una prima condanna per spaccio e poi da maggiorenne, aveva appena compiuto 18 anni, una seconda condanna a 3 anni e 8 mesi. 4. Scusa. E ha scontato una buona parte l'ha scontata a Poggio Reale, quindi è entrato giovanissimo a Poggio Reale e poi ha avuto questa misura alternativa della detenzione domiciliare. È un ragazzo di Secondigliano, di Piazza dei Fiori e diciamo Rione dei Fiori, scusa, e diciamo che facciamo parlare lui, però è uno dei rari casi in cui forse questa realtà tremenda di Poggio Reale, vedo qui che c'è un'operatrice, Farina, la dottoressa Farina, in cui un pochino forse ha colpito in maniera, ha un po' cambiato insomma in maniera positiva questo ragazzo. Buonasera, mi chiamo Gennaro, ho 20 anni, sono cresciuto a Secondigliano nel Rione dei Fiori, sono stato condannato per spaccio di marijuana, sono entrato in carcere di Poggio Reale da 18 anni. Il reparto Firenze è un'esperienza molto dura che sicuramente mi ha segnato e che mi ha cambiato la vita. Ho provato tra tante persone, anche molto. Sentite? Si sente la voce? Puoi parlare anche come me l'hai detto tu, senza leggere. No, un momento, prima per esempio se si sente. Metti vicino. Ho provato tra tante persone, sente? Anche molto più grandi di me, una grande solitudine che non pensavo. Vai piano, parlare più vicino. Si può alzare un po' il volume del microfono? Di poter superare, mi sono sentito abbandonato. Anche perché in carcere può anche avere solo colloquio con le persone del tuo nucleo familiare. Ora mi sento fortunato perché sono in detenzione domiciliare. Bello. In detenzione domiciliare. Ma in ogni caso, fin da quando non avrò scontato tutta la pena, devo restare a casa. Non posso cercare lavoro, non posso uscire con la mia fidanzata, non posso fare tutte le cose normali che fanno tutti i ragazzi della mia età. E tutto questo per iniziare a fumare.
All'età di 15-16 anni ho iniziato a fumare Spinelli con il mio gruppo di amici. Una volta lo compravo io, un'altra volta il mio amico Francesco, una volta un altro amico, e si faceva a turno. Ed io, per acquistare anche per gli altri, ho iniziato a fare cose illegali, senza rendermi bene conto di quello che rischiavo. Ho iniziato ad acquistare quantitativa più grande per gli amici, e avendo problemi economici spesso ci uscivo lo spinello gratis per me, e poi piano piano ho iniziato a rifornire qualche ragazza, e poi ad un certo punto ti rendi conto che non sei più libero, anche se viene un ragazzino più piccolo di 12-13 anni non puoi dire di no, perché ti trovi in un ambiente più particolare. E senza, mi sembra di fare spiegazione, se non vi... No. Anche se mi facevo male di questa cosa, che veniva un ragazzo di 12-13 anni e mi dice carmi questa dose, io mi sentivo in colpa di dargli questa dose, però per un mio guadagno dovevo cedere questa dose. All'inizio che compravo il fumo ero convinto che si trattasse sempre di roba buona, poi con il tempo ho iniziato a capire che non sempre si trattava di marijuana pura, ma a volte era marijuana magnesia, e cioè marijuana con lo spruzzo di eroina sopra, che è come se ti bucassi, che ti crea una dipendenza non solo psicologica ma anche fisica, ti fa sentire debole e con il tempo ti può portare danni neurologici seri, come è successo a alcuni miei amici che hanno iniziato ad avere tic e danni neurologici seri. Come è successo, scusate, ho un po' emozionato. Altre conseguenze brutte che non lo so spiegare bene. Sono stato anche ad Amsterdam a comprare marijuana e posso dire che nei coffee shop si vendono le droghe leggere, ma sempre in piccole quantitative. Ma è più di 5-10 grammi, per cui se vuoi un quantitativo più grande la compri in mezzo alla strada e fai comunque un reato. Avevo letto su internet, su molti siti, che alcuni psicologi dicono che la marijuana una volta a settimana fa bene alla mente, non porta problemi. Quando fumi, ti senti superiore agli altri, hai la sensazione che non ti può succedere nulla, ti senti bene, ti senti padrone di te stesso, fai cose che non... Quando finisci lo sballo non pensi che potevi fare, fin da quando non ti succede quello che mi è successo. Dopo il fumo ti senti stanco, non riesci più a studiare, a lavorare bene. Appena entrato in carcere e il direttore mi ha offerto un lavoro, io all'inizio non ce la facevo. Io da quando sono entrato penso che ero dipendente dal fumo, perché avevo iniziato a fumare tutti i giorni. Il fumo mi aveva cambiato l'umore. Da quando sono stato in carcere la mia vita è cambiata, perché ho capito tante cose, perché mi sono sentito solo, senza un sostegno di una famiglia, non ho avuto un buon percorso dietro, e ho iniziato a commettere errori perché avevo molti problemi economici. Però ora mi ritrovo a pagare un errore con la giustizia, perché sono consapevole di quello che ho fatto e me ne pento. E ora ringrazio un po' di esperienze che ho fatto nel carcere di Poggio Reale con amici più grandi di me, che mi hanno fatto capire che la vita è più importante di qualsiasi cosa al mondo. Mi dicevo.
problemi economici. Perché hai iniziato per gioco con gli amici che fumavano? Sì, vabbè, ho iniziato per gioco a fumare questo spinello perché non capivo troppo, perché non avevo un buon sostegno dietro per capire qual è la vita sbagliata e una vita buona. Ho iniziato questo gioco a fumare questo spinello e ora mi ritrovo con però tanti pentimenti. Mi hai raccontato che però poi alla fine è diventato un'abitudine ogni volta che prendevi il caffè. Sì, perché fumando una volta, due volte, tre giorni, tutti i giorni fumando questa dose, questo spinello ti fa perdere il vizio, perché non è una cosa dipendenza, non è una cosa normale. Perché è sempre una sostanza che ti danneggia la vita. Grazie Gennaro. Che succede? È troppo forte? Troppo forte. Beh, io a questo punto mi piacerebbe tanto sentire il pubblico se ha qualche domanda da fare. C'era Concetta forse. Ilaria anche. Prima Concetta. Chi sei? Beh, un attimo che mi riprendo dall'emozione di questa testimonianza. Dunque, io ho curato la parte normativa di questa collana, è stata un'esperienza bellissima perché multidisciplinare, perché c'era la consapevolezza che la speranza e la consapevolezza che gli utilizzatori di questa collana saranno i ragazzi, le famiglie e tutto. E ho scritto la parte normativa, dottoressa Riporto. Picardi, nella speranza certezza che la legge sulla legalizzazione della cannabis andasse in porto, perché ho cominciato a scrivere questo articolo quando morì quel ragazzo in discoteca e fu in quel periodo che fu presentata quella proposta di legge, peraltro molto trasversale perché era sostenuta dalla destra, dalla sinistra, insomma pareva che fosse arrivato il momento di aprire gli occhi su questa realtà. E quindi ci auspicavo insomma che il legislatore cominciasse ad aprire gli occhi realmente in maniera affettiva, non facendo finta di risolvere il problema e complicando invece le faccende continuamente. Quindi non è che mi voglio soffermare su tutti i percorsi drammatici che ha avuto la legislazione sulla droga, perché no, insomma, solo chi se l'è studiato un po' e chi l'applica può capire che dramma è l'applicazione di quella legge. Poi il 19 ottobre abbiamo avuto questa bella notizia che il Parlamento, la Camera dei Deputati ha bocciato, cioè ha approvato la legge sulla liberalizzazione della cannabis per uso terapeutico, stralciando completamente dal testo tutta la parte che riguardava l'uso personale della cannabis, che non è drogarsi, cioè è una cosa molto diversa, forse Gennaro può capire quello che voglio dire, cioè legalizzare non vuol dire liberalizzare, legalizzare vuol dire permettere che una marijuana sana, come vogliamo di pura, venga venduta in luoghi deputati, in modi che quantità, ai maggiorenni, cioè tenuta sotto controllo. La liberalizzazione è un'altra cosa, che molto spesso c'è una grandissima confusione tra questi due termini e che poi determina una sorta di distanza rispetto a questo. La testimonianza di Gennaro mi ha dato ancora di più ragione che forse la via della legalizzazione è di una regolamentazione almeno. Lei che ne pensa di questa? Io mi sono espressa all'inizio, ho detto che sono partita col dire che io dovevo illustrare la legge, ma che comunque il proibizionismo è stato un fallimento, cioè l'ho detto all'inizio. Quindi non come magistrato non posso esprimere opinioni, però sono partita proprio
da questo pensiero, nel senso che regolamentare l'uso probabilmente anche tra i minorenni, perché tanto è inutile bendarci gli occhi dal momento che il consumo è proprio di vastissime dimensioni anche nelle scuole. Naturalmente la realizzazione ha i suoi aspetti negativi, perché sentivo la Marinica della scuola, della, cioè nel senso che accanto a questa realizzazione... Diciamo che una regolamentazione equilibrata va incontro a tutte quelle che sono oramai le teorie più avanzate, e anche in America, dove invece è partito proprio il proibizionismo, cioè della riduzione del danno, nel senso che almeno potremo evitare rischi più gravi come quello e controllare, diciamo, le sostanze stupefacenti utilizzate. Quindi ci sarebbero sicuramente danni minori, rischi minori, come quello dell'uso di una marijuana assolutamente non pura, perché appunto Gennaro mi raccontava che all'inizio non era consapevole, poi tramite amici, coloro che facevano parte i suoi fornitori, che in realtà erano ragazzini poco più grandi di lui, ha capito che gli fornivano in realtà marijuana non pura, quindi che per fare più effetto, per creare dipendenza, aveva questo spruzzo di eroina sopra, che assolutamente poi i ragazzini sono convinti che loro se ne accorgono se c'è lo spruzzo o non c'è lo spruzzo, ma non penso sia proprio così facile rendersene conto. Cioè, Maria, vieni con noi a tutte le presentazioni. Anche Gennaro. Volevo dire qualcosa? Sì. A questo proposito, però, dobbiamo sottolineare bene un fatto, che ovviamente il proibizionismo è fallimentare, perché poi comporta la criminalizzazione del consumo, e il consumo non va affatto criminalizzato, né quando è sperimentazione, né quando diviene abuso, a maggior ragione quando diviene dipendenza. Però legalizzare non risolve alcun problema, perché Gennaro ci ha raccontato della sua esperienza ad Amsterdam, dove andava nei coffee shop e faceva uso di sostanza legale. Ma se una persona ha una dipendenza, e per la marijuana non c'è dipendenza neurobiologica ma psicologica, esattamente come c'è per la cocaina, se l'andava a cercare sotto banco. Perché i legalize vanno tanto di moda? Perché sono legali, però ci muoiono i ragazzi uno dietro l'altro, perché quelle sostanze sono incontrollabili, non le conosciamo, le forze dell'ordine le intercettano nella misura in cui ci sono i morti, e allora in quelle tabelle lì, che diventano sempre più complesse, ci mettono le nuove sostanze psicoattive di giorno in giorno, perché se in questi laboratori amatoriali se ne inventano di tutti i colori per aggirare i controlli. In più abbiamo tutta una serie di psicofarmaci. Noi abbiamo il nostro classico Rivotril, ma guardate il metadone. C'è un traffico di metadone sotto banco, ci sono le overdose di metadone, di gente che va in clinica, si disintossica dall'eroina, si fa l'overdose di metadone, che è letale, perché il naloxone non ce la fa a fermarlo, così come avviene per il fentanyl, che è un oppioide sintetico legale, e c'è un morto al giorno. Il primo a Torino c'è stato. In Estonia sta facendo una strage il fentanyl, che è legale. Quindi noi dobbiamo andare a cercare quali sono questi fattori psicologici che determinano la ricerca di sostanze che in questi giorni diventano stampelle. Perché c'è questo consumo ricreazionale? Perché nei festival c'è il Sonar di Barcellona, in cui ogni anno ci sono morti, centinaia di morti, lo sanno tutti, perché girano le pasticchette come Smarties, così. Nuove, incontrollate, legali addirittura. I ragazzi vanno a un concerto, ci stanno 2-3 giorni in questi grandi concerti come erano quelli di Woodstock, però non ce la fanno a stare bene solo sentendo la musica, devono prendere le pasticche. Ci abbiamo scritto un articolo con la dottoressa Costantino, che è stato pubblicato sull'ERT questa settimana, in cui si parla dell'MDMA, che viene chiamata love drug, la pasticca dell'amore, la pillola dell'amore, perché i ragazzi la prendono per
esaltare il rapporto tra di loro, il rapporto tra ragazzo e ragazza, come se, allora lì il punto è che queste sostanze sono dei facilitatori di rapporto umano. Vengono ricercate perché danno questa illusione. Lì rispondo alla sua domanda, dottoressa Picardi, quando ha detto perché i ragazzi non si rendono conto di quali rischi corrono. Li conoscono, ma noi abbiamo tanta ricerca scientifica di tipo psicosociale, per cui sappiamo che pur avendo bene in mente i rischi che corrono questi ragazzi, la percezione del rischio è alterata dagli effetti che vanno a ricercare in quella sostanza specifica. Qual è l'effetto che ricercano? Aumento di empatia, di capacità di socializzare, di sintonia con l'altro. Questo cercano i ragazzi. Poi molto consumo iniziale parte per curiosità e sperimentazione. Sono tutti, diciamo, cresciuti in una cultura, quella giovanile, che valorizza la sperimentazione e il rischio. E questo è un altro fattore sul quale noi attraverso la prevenzione dobbiamo intervenire. Però c'è anche questa ricerca di qualche cosa che permetta di sentire l'altro nel rapporto interumano, permetta questo stare bene, questo momento di calma interna che da soli non trovano. Ecco perché, malgrado i rischi che loro conoscono bene, vanno a cercare le sostanze. Questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, senza criminalizzare nessuno. Come diceva la dottoressa Montanaro, senza morale, senza giudizio, senza stigma. Ma nel rapporto con questi ragazzi, perché sennò li lasciamo soli anche noi. Posso parlare anche da qui, forse un po' troppo alto? No, 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 okay. No, allora, salve a tutti, mi chiamo Ilaria Paruzzi e sono l'autrice del racconto presente nel volume. Dunque, come molti hanno notato, una delle caratteristiche che impreziosiscono il testo, forse troppo, oltre chiaramente alla densità teorica degli interventi di ordine scientifico, sono proprio i due interventi artistici, il mio e quello della pittrice Romina Farris, le cui opere splendide arricchiscono le pagine di una dimensione di luce e colore del tutto originali. Interventi artistici che si alternano con naturalezza agli altri di natura scientifica, come se fossero le facce di uno stesso diamante, un diamante gigante dal quale sprigiona una luce notevole. Allora, dal momento che io sono una scrittrice, diciamo, vorrei raccontarvi una piccola storia. La storia di chi smette di farsi e comincia a creare. Vai Gennaro, aiutala. Grazie Gennaro, infatti ti ho fatto mettere qua apposta. Allora, una storia impossibile, penseranno in molti, e invece uno dei tratti di originalità di questo volume consiste proprio nell'averci dimostrato che è possibile e come. Possibile come fare una rivoluzione, e così questo volume andrebbe diffuso nelle scuole con l'insistenza che avevano i rivoluzionari quando diffondevano i loro volantini nelle fabbriche, nelle scuole, nelle piazze. Noi dovremmo fare lo stesso con questa nuova conoscenza, che ci racconta di una storia diversa, un diverso modo di concepire l'arte e gli artisti, finalmente liberi da quel binomio di genio e follia che si imponeva sulle loro teste come una stigmate, per cui chi crea ha addosso la mano unta della genuflessione che lo vorrebbe steso a terra. Ci portiamo sulle spalle anni e anni di queste false idee, dove al genio veniva di norma appioppata una follia intesa come bizzarria. L'artista se lo immaginavano tutti come quel tipo un po' strano, affetto da una strana forma di autismo, nel migliore dei casi artista come il narcisista indifferente o freddo, anaffettivo, artista come colui che ha perso la sensibilità necessaria per guardare la vita con gli occhi puliti del bambino, perché l'artista è colui che muore giovane, colui che si fa una sorta di barbone sciancato che non avrà vita facile. E invece da questo libricino sembra chiaro che noi alla parola genio abbiamo accompagnato un altro tipo di follia. E così vorrei rivolgere la mia domanda alla dottoressa Ludovica Costantino,
la quale ha avuto l'idea folle di coinvolgere gli artisti con le loro opere in questo volume rivolto ai giovani, ma di grossa utilità e stimolo per tutti, direi. Dunque vorrei chiedere alla Costantino come è nata questa idea di coinvolgere gli artisti per la creazione di un volume che apre una ricerca profonda e necessaria su quella che è una patologia e che viene inquadrata di solito solo dal punto di vista scientifico. E poi vorrei rivolgere una domanda alla professoressa Marinica Montanaro, la quale lavora ogni giorno con i ragazzi, e così mi piacerebbe sapere da lei cosa succede con i ragazzi quando ascoltano una storia e come con loro un'immagine diventa conoscenza. Grazie. Grazie. Io sarò velocissima e ti risponderò, Ilaria, provo a risponderti, citando sempre i miei alunni, perché sono loro, diciamo, la mia fonte primaria di conoscenza, forse. Allora vi racconto questa storia brevissima, no? Voi sapete che noi insegnanti di italiano abbiamo questa abitudine malsana di dare da leggere dei libri per rovinare l'estate dei nostri alunni, no? Allora io tento di rovinargliela poco, diciamo, e do loro da leggere dei libri che in qualche modo sono stati significativi per me, per fare insieme a loro una ricerca. E quest'estate ho dato loro da leggere Il racconto dell'isola sconosciuta, tra gli altri, Il racconto dell'isola sconosciuta di Saramago, che tu dovresti conoscere bene. Un pochino. Allora, ritornati dalle vacanze, parlavo con loro, ci confrontavamo, come è andata questa lettura, come sono andate le letture, no? E una di loro mi ha detto, professoressa, dopo la lettura del racconto dell'isola sconosciuta ero arrabbiatissima. Dico, ma perché? Già stavo partendo, no? La morale, non hai capito niente, cioè siete sempre i soliti. E lei mi ha detto invece, quel racconto non doveva finire, non si può finire un racconto così. E questo che vuol dire? Vuol dire che in qualche modo lei in quella storia c'è entrata dentro, l'ha fatta sua, e questo le ha permesso di comprendere qualcosa forse di sé, di comprendere sicuramente la bellezza di quella storia d'amore in questo senso, no? In questo caso, e tanto da non volerne uscire, tanto da dire questa storia doveva continuare perché probabilmente deve essere la mia storia. Io penso che meglio di così non ti posso rispondere, credo, non lo so, se ti ho soddisfatta. Allora, perché ho scelto follemente di mettere insieme la tossicodipendenza e le altre cose, che poi il prossimo volume tratterà della dipendenza da internet? E spero di poterlo presentare qua, Maria, quando uscirà. Potremmo fare una serie di incontri qua, ogni volta che esce uno di questi volumi, visto che c'è questo pubblico meraviglioso. Non lo so perché l'ho fatto, non lo so, però forse lo so perché Fagioli, e ritorno a Fagioli, Massimo Fagioli ha cominciato la sua ricerca dagli artisti, perché lui, come teoria sulla realtà umana, sulla mente umana, aveva il freudismo, che parlava di una natura perversa e dissociata normalmente, per cui la cura era il contenimento, il controllo dell'inconscio, perché se per caso veniva fuori l'inconscio, veniva fuori il caos e la dissociazione. Tanto che per 100 anni, e sempre grazie a Liguori, abbiamo pubblicato un libro, La nascita rubata, insieme a Fina Rumori e Fulvia Cigala, in cui raccontiamo queste cose. 100 anni di psichiatria è stata condizionata da questo, per cui si pensava che la malattia mentale fosse una regressione al primo anno di vita. Fagioli è stato il primo a dire che non è assolutamente vero, perché dice, allora gli artisti, da dove viene fuori questa bellezza? Nonostante le tragedie che sopportano, perché se si leggono le vite dei grandi musicisti, dei grandi pittori,
sono vite difficilissime, vite condizionate da cose incredibili. Eppure, nonostante questo, i grandi artisti ci raccontano di una bellezza, ma da dove la prendono questa bellezza? E Fagioli ha cominciato da lì e ha parlato di un primo anno di vita dove non è affatto vero che c'è il caos, la dissociazione, la perversione, anzi c'è un linguaggio per immagini e una creatività del bambino. E se voi vi leggete i libri di Fagioli, lui racconta molto bene come avviene questo periodo dell'allattamento, questo primo anno di vita che è fondamentale per tutti noi esseri umani. Per cui se questo primo anno di vita non va bene, allora ci si ammala, ma ci si ammala dopo, perché noi abbiamo originariamente una capacità di immaginare, la chiamata così, a cui attinge l'artista. Quindi l'artista è un eroe, perché nonostante la madre, la famiglia, la religione, la scuola che non funziona, la legge che non va bene, la società che è una catastrofe, riesce comunque come un eroe a creare. Perché evidentemente è nella natura umana, per cui se io ti ho fatto scrivere quel racconto, tu hai fatto felice Maria. Perché il secondo volume, siccome non hai scritto il racconto, Maria si è incazzata e ha detto, ma perché non c'è la storia, c'è il racconto di Daria? Però c'è noi abbiamo pezzo. Già in elaborazione, perché guarda che fare una collana è veramente una fatica, io sto già pensando al terzo volume e lei ha già scritto, perché lei partorisce racconti così, come io non lo so, veramente è una grande... E, questo. E poi c'è Romina, noi faremo una presentazione a Roma, e insieme anche una mostra dei disegni di Romina, perché è una pittrice bravissima, ha fatto recentemente una mostra a Firenze che è andata molto bene, e nel libro ci sono tutti i disegni di Romina che sono bellissimi. Quindi io cercherò per quanto possibile di inserire accanto alla psichiatria, che è un po' pesante, la psicologia, questa dimensione di speranza, e noi lo abbiamo scritto qua, no? Che cos'è l'arte? Leggi un po', che io sono senza occhiali. Cosa abbiamo messo qua? Dedicata a ragazzi, genitori, educatori, insegnanti, la Colliana ha l'ambizione di proporre una ricerca sulla realtà psichica umana che, originariamente sana fin dalla nascita, può raggiungere l'espressione sublime dell'arte e della scienza. Ti ha risposto? Sentiamo qualcun altro. Io volevo ringraziare prima di tutto Maria Liguori, perché ci ha dato la possibilità oggi di presentare questa ricerca, questo libro così intenso, così importante, così interessante, che sicuramente è utilissimo ai genitori, che dovrebbero, ai genitori e agli insegnanti, agli stessi ragazzi, perché per l'appunto il linguaggio è piuttosto semplice e quindi può essere tranquillamente letto dai ragazzi. Quindi io spero che abbia una grande diffusione. E ringrazio voi di essere venuti, ringrazio Maria Picardi, Gennaro, e quindi e spero che veniate qua per i libri successivi di questa collana. Grazie. Grazie. Vogliamo dire che i libri sono in diretta lì sul banchetto? Sì. Cioè dobbiamo ferma. È il video. Ah,
una cosa. Dobbiamo aspettare un momento. Arriva qualcosa per noi, lo dovevo. Un regalo? Una sfogliatella. Una sfogliatella? Magari, una sfogliatella. Un bicchiere di champagne. Gennaro, ti sei calmato? No, ci spediamo. Bellissimo, sei una favola. Sei una super rockstar. Sei proprio una rockstar. Tu. I fiori, hai visto? Le prime, questo è uno spazio importante, spazio molto ristrutturato. No. Andate bene, Maria?